Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa 16 gennaio, mercoledì del 2019. La notizia che campeggia ovviamente su tutti i giornali riguarda la Brexit. Andiamo sui fatti. Ieri alla Camera dei Comuni più di 400 persone su 600 hanno votato contro la proposta elaborata dall'Unione Europea e soprattutto dal Premier inglese Theresa May per un'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, uscita che vi ricordo deriva da un referendum consultivo del giugno 2016 voluto da Cameron, con la quale è stata attivata una procedura, si dice articolo 50 del nostro trattati, dei nostri trattati europei, per i quali un paese si può staccare dall'Unione Europea. Buongiorno Giuseppe. Questo trattato, questo referendum è avuto nel giugno 2016, nel 2017 è stata chiesta l'applicazione di questa clausola, cioè l'articolo 50 per cui un paese se ne fila dall'Unione Europea, e 2 anni di tempo a quel punto sarebbero dovuti passare prima che la Gran Bretagna si accordasse con l'Europa su come uscire. Questi 2 anni di tempo sono passati perché a marzo 2019 è finita, e quindi se non si arriverà ad un accordo tra l'uscita dell'Unione Europea con la Gran Bretagna sarà il cosiddetto hard Brexit, che sostanzialmente costerà alla Gran Bretagna molto di più perché sarà una separazione fortissima in cui visti, accordi commerciali, accordi doganali, ci sono migliaia di questioni, diciamo, legali che verranno rescisse in maniera automatica il 29 marzo 2019 se non si arriverà ad un accordo. È una bella batosta per la May, come qualcuno di voi dice. E molto intelligentemente sul mio sito nicolaporro.it potete vedere il commento di Giovanni Sallusti, lo saluto perché lo ringrazio perché da oggi inizia la collaborazione col sito e ci spiega, buongiorno anche a Gian Paolo, un altro collaboratore del sito nicolaporro.it che vedo in collegamento, e Sallusti sul sito Nicolaporro ci spiega esattamente per quale motivo anche noi europei, che tanto facciamo i fenomeni, dovremmo, il nostro club dovrebbe essere così preoccupato dell'uscita della Gran Bretagna. Oggi i giornali ovviamente la prendono da un punto di vista completamente diverso, sul casino che creeranno in Inghilterra, sulla loro incapacità di decidere e sulle opzioni che ci sono. Questa seconda parte è interessante. Le opzioni che a questo punto ci sono è hard Brexit, se ne vanno senza parlare con nessuno. Addirittura l'ipotesi, dice in un'intervista un deputato liberal-democratico parlamentare europeo inglese, è quella di un secondo referendum perché non vogliono uscire gli inglesi dalla Unione Europea. Mi sembra più un sogno che una realtà, ma l'ipotesi è ancora in campo. E la seconda è che si arrivi a prendere più tempo con l'Unione Europea e che la May venga confermata ancora segretaria del Partito Conservatore. Insomma, chi fosse interessato a questa analisi e leggerà tutto sul mio sito e comunque sui giornali oggi. Commenti, diciamo, di quelli un po' frizzanti non ne vedo, cioè pensiero unico. Pensiero unico che si rompe su Juncker, perché se io mi fossi svegliato non una mattina, ma qualche mese fa e avessi detto che Juncker avrebbe detto che l'austerity era una minchiata, riferendosi a quello che loro hanno fatto in Grecia, io avrei detto: ragazzi, ma che state dicendo? Ma questa è una cosa che Juncker non potrebbe mai dire. L'ha detta! L'ha detta! Juncker ha detto che la politica dell'austerità è stata un errore. La dobbiamo dire a Monti, la dobbiamo dire a Napolitano, la dobbiamo dire a tutti questi grandissimi fenomeni che ci hanno spiegato che noi dovevamo fare quella roba perché ce lo chiedeva l'Europa e soprattutto forse anche a qualche greco. Oggi però io trovo favoloso che soltanto il tempo le mette in relazione bene Franco Bechis, cioè mentre l'Europa sta dicendo che l'austerity non va bene, l'Europa sta cercando di distruggere l'Italia. Avete sentito bene? Distruggere l'Italia. E come spesso avviene in Europa, la manina che distrugge l'Italia è quella di un italiano che stando in Europa pensa che noi siamo i peggiori del mondo. Cioè, è sempre questo complesso degli italiani che stanno in Europa che pensano che debbano far vedere che non sono italiani. E cioè la vigilanza della Banca Centrale Europea, oggi guidata da un italiano, ieri guidata da una francese, grazie al cielo quella francese stoppata in un regolamento dal presidente del Parlamento europeo, italiano, Tajani, una volta tanto un italiano che fa i nostri interessi. Beh, insomma, questi regolatori bancari europei vogliono fare un mazzo così alle banche italiane. Nel frattempo ci sono banche in tutto il mondo che stanno fallendo, ci sono i tedeschi che hanno derivati fino a qua. Il primo grosso problema europeo si chiama Deutsche
Bank, ma nel frattempo il culo così lo vogliono fare le banche italiane. E in che modo lo vogliono fare? Ve lo dico semplice: le banche italiane, vista la recessione degli ultimi anni, hanno un po' di prestiti, un bel po' di prestiti che sono cosiddetti incagliati o in sofferenza, cioè prestiti ad aziende o a persone che non riescono a restituirglieli. Bene, la Banca Centrale Europea sta riducendo i tempi per cui le banche italiane possono assorbire questi non performing loans, questi prestiti andati a puttane, cioè non gli dà 10 anni, ma gliene dà molti meno, non gliene dà 15, gliene dà molti meno. Questo cosa vuol dire per le banche? Vuol dire che queste banche oggi stanno perdendo terreno, stanno diventando prede e possibili, le loro capitalizzazioni scendono e possono essere acquisite, ma comunque stanno distruggendo il sistema bancario italiano. Già distrutto dai suoi errori, in primis, dalla crisi economica, ovviamente come secondo fattore, e terzo, da una regolamentazione che, visto che hanno fatto queste minchiate, aumenta danno al danno. Allora, questa dovrebbe essere una grande opposizione all'Europa, e cioè che queste regole europee ci uccidono. Se uccidi le banche, uccidi l'Italia, perché le banche sono il veicolo col quale i nostri risparmi vanno nel sistema produttivo. Difficile da capire? No, facilissimo. Tant'è che Salvini questa cosa, che non è un fenomeno dell'economia, l'ha capita bene. Difficile però poi dopo confrontarsi con la stampa di oggi in cui Stefano Lepri, ma è l'idea, un po' come si difendeva Juncker sull'austerity, lo stesso Juncker oggi non la difende più, noi più realisti di Juncker, oggi più realisti della Banca Centrale Europea, dice non fa bene all'economia italiana che i nostri politici si mettono a strillare a favore delle banche. E no, 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 fa bene. I nostri politici devono strillare a favore delle banche. I nostri politici devono difendere da una regolamentazione ottusa, centralizzata, francoforte, le nostre banche. Chiaro? E il fatto che non le abbiano difese fino ad oggi è criminale. Perché sono i nostri risparmi e il nostro sistema produttivo. I tedeschi, caro Stefano Lepri, non sono minimamente compromessi dal fatto che hanno bilanci orribili come quelli della Deutsche Bank che faranno saltare quella banca se ci fosse stata una vigilanza europea che fosse stata attenta ai tedeschi come agli italiani. Chiaro? Non lo dico io, lo dicono tutti gli analisti finanziari, quello che succede in Deutsche Bank. Invece rompono i coglioni alle nostre banche, chiaro? Quindi, no, Marco, non è Draghi il primo criminale, il problema è la vigilanza. Se non ci fosse stato Draghi col quantitative easing, oggi l'Europa probabilmente sarebbe peggio. Terzo capitolo di oggi è quello di Battisti, è un ricasco ovviamente rispetto a ieri, e qui ci sono due questioni fondamentali. Beh, il video di Bonafede, beh, il video di Bonafede c'ha ragione Mattia Feltri, che non fa altro che citare i commenti che ha avuto online Bonafede. Io non credo che siano stati tutti così negativi, ovviamente ha scelto quelli più significativi, ma insomma, io Battisti sono contento che stia in carcere, deve scontare tutta la pena. È assurdo che che ci sia stata una specie, come lo definisce oggi il giornale, un soccorso rosso nei suoi confronti. Però, ragazzi, mo non esageriamo, perché quando uno sta in carcere non gli si filmano 3 minuti e mezzo godendo del criminale che prende le impronte. Cioè, questa roba qua che ha fatto Bonafede da ministro della giustizia. Cioè, a me frega niente, poi tutto sommato, però obiettivamente è come posso dire, oltre a essere illegale, perché non si può far vedere, come possibile, avete notato che è sceso senza manette, quello è stato un fatto di civiltà, hanno attaccato Salvini e Bonafede che stavano all'aeroporto e nessuno si è accorto che in realtà questo criminale, assassino, pericoloso, non è stato tradotto in manette. Ma da lì a fare il video, quando lui gli prendono l'impronta digitale e a godere di questo video, beh, mi sembra un po', diciamo, esagerato. Da questo però poi ha ragione perfettamente il giornale di oggi quando dice attenzione al soccorso rosso, lui ha iniziato a dire che sta male, soffre, ha detto che è disumano che lui stia in carcere. No, non è disumano che lui stia in carcere, è disumano quello che lui ha fatto, è disumano la scia di sangue e di dolore che lui ha gettato in un paese per fare due soldi, per una mentalità da criminale che ha fatto finta di fare il terrorista. Quello è disumano, non il fatto che lui stia in carcere. Il carcere c'è, il carcere deve essere umano, il carcere deve essere, non bisogna torturare le persone, ma il carcere si fa. Chiaro, lui si farà
tutti gli anni che gli mancano fino alla sua morte in carcere. Se no, la nostra società civile non esiste. Non esiste neanche, però, se poi in carcere lo si, come possiamo dire, lo si tortura o lo si sbeffeggia, come è avvenuto. Insomma, bisogna stare un po' tranquilli su questa roba qua, penso. E, nel frattempo, mentre noi siamo qua che parliamo, a Nairobi un attacco di fondamentalisti islamici di Shabab ha fatto almeno 10 morti. È lontano, non è a Strasburgo, dove i morti erano 4 e c'era un italiano, non è in Francia, non è in Belgio, ma l'idea che ci siano dei fondamentalisti islamici che attaccano in un albergo, si serragliano all'ultimo piano e che oggi i giornali raccontano in delle cronache allucinanti, dà il senso che comunque una guerra di civiltà esiste negli stessi paesi divisi tra islamici e cattolici o cristiani, e questa guerra di civiltà non ce la dobbiamo dimenticare. Ci sono dei cattivi, chiaro? Battisti è un cattivo e Bonafede e Salvini sono i buoni, sono lo Stato, come giustamente oggi dicono Travaglio e forse anche Sallusti sul giornale. E i cattivi sono gli islamici, chiaro? I cattivi sono i fondamentalisti islamici, non gli islamici che hanno tutto il diritto di professare la loro religione come meglio credono, ma i fondamentalisti islamici sono i cattivi. Non è che ci sono dubbi. Se tu entri e spari, sei un cattivo. Come io semplifico, buono, cattivo, buono, cattivo, cattivo. Battisti, cattivi fondamentalisti islamici, buoni, lo Stato e coloro che si difendono dai fondamentalisti islamici. Non è difficile, ma nella vita ancora buono e cattivo, come bambini piccoli, forse ogni tanto bisognerebbe ricordarlo. In che categoria mettiamo il sindaco di Danzica, che dopo 20 anni che guida Danzica è stato ucciso da uno squilibrato con un coltello? Tra i buoni, certamente. Ma lì c'è un sovrappiù, se mi posso permettere. E oggi lo raccontano in maniera, diciamo, plastica, due giornali, La Verità e come si chiama? E Repubblica. Per Repubblica muore ucciso da uno squilibrato il sindaco di Danzica, ma dicono: a Danzica batte il cuore dell'Europa. Pochi credono al gesto di un folle. E allora di chi è il gesto? È il gesto di Kaczynski? Il gesto è dei sovranisti? Il gesto è della destra reazionaria? Questo implicitamente vuol dire Repubblica? Beh, insomma, gli risponde La Verità, secondo me, a tono, lo fanno martire dell'europeismo. Cioè, una cosa è dire che è morto un ottimo sindaco, possiamo anche essere d'accordo su lui con le sue politiche, ma averlo portato a simbolo dell'Europa è un'operazione cinica come quella che fa, come si chiama, Bonafede a far vedere gli ultimi minuti prima della galera, durante la galera di Battisti. Né più né meno. Propaganda, propaganda sulla pelle di un morto e sulla pelle di un assassino. Decidete voi quale vi disgusta di più. Grillo va ad Oxford, è molto divertente perché se ne va dicendo non siete cortesi agli studenti che lo fischiano. Beh, oggi ne parlano spesso i giornali. L'unica cosa che mi diverte di questa vicenda è che per la prima volta c'è qualcuno che fa delle domande a Grillo, come sottolinea a Capone oggi sul Foglio. I politici oggi le domande non le vogliono, tutti quanti, ma io però a Capone direi che anche ieri non le volevano, cioè non le hanno mai volute. Però Grillo c'ha un sovrappiù di arroganza, di insopportabile atteggiamento nei confronti dei giornalisti che vuole tutti masticare e vomitare. Insomma, a me non mi fa pena per niente. Godo nella figura da quattro soldi che un guitto da quattro soldi ha fatto ad Oxford. Ma di questo ne parla oggi il Foglio. Ultima storia che lo trovo favoloso. Come non sto a casa tua? Certo che sto a casa mia. Bravi UK students, Grillo ignorante, ma insomma l'ultima storia riguarda Andrea Orcel, è una storia bellissima, è un giallo finanziario, mettiamola così. Questo Andrea Orcel a settembre da numero 2 di UBS, la più importante banca in Svizzera, viene chiamato da una buona, solida banca spagnola che si chiama Santander, dalla famiglia della famiglia Botín, che ha anche degli intrecci finanziari in Italia. E il numero uno di UBS, un altro italiano, Bruno Ermotti, lascia UBS, quindi il numero due sarebbe dovuto essere Orcel di UBS, secondo una specie di indiscrezione che si deve aver passato, invece molla UBS per andare in Santander. Per mollare la banca svizzera, ovviamente, si fanno le trattative, cioè se a me mi chiedono, vieni per favore a lavorare, non so, qua, ai giardinetti accanto, quanto ti do, quanto non ti do, eccetera. Sostanzialmente, Orcel per andare via dalla banca avrebbe dovuto portare appresso un pacchetto
tra compensi, liquidazioni, tredicesime, cazzi e mazzi di 50 milioni di euro. Oggi scopriamo, dopo mesi di trattative, dopo che era stato ufficializzato che Orchel sarebbe andato a diventare amministratore delegato della banca spagnola, che la banca spagnola non paga 50 milioni di euro Orchel. Io non voglio fare il moralista, non me ne fotte nulla. Se una banca vuol dare 50 milioni a Orchel, glieli desse, sono contento per lui. Viva Orchel! Ma la cosa che mi diverte da morire, ma vi pare normale che a quei livelli ci si accorge all'ultimo, dopo che si sono stati fatti tutti gli annunci ufficiali, in borsa e non borsa, arriva Orchel, amministratore delegato, ox, ah, gli stiamo dando troppo e non lo prendono più. Quindi Orchel ha perso il posto in UBS, penso, e non ha ancora conquistato, anzi non lo conquista in Santander perché gli danno troppo, perché pretendeva troppi soldi. Io non c'è una morale in questo, non c'è un niente, c'è soltanto, come posso dire, alla fine sono come bambini piccoli, certo, bambini piccoli che guadagnano 50 milioni di euro, ma che hanno l'oggi che questi signori che dovrebbero guidare il credito mondiale, che girano con gli aerei privati, che vanno a Davos, che ci spiegano la nostra vita come sarà nel futuro, che gestiscono la vita delle imprese e dei nostri risparmi, sono dei lattanti che poi alla fine si comportano come dei bambinetti viziati, tutti con una professionalità pari a zero. E poi dicevano che sono, non so, i grillozzi, cioè no, perché non c'hanno la giacca, perché sono appena arrivati a non essere classe dirigente. Ma mi sembra una storia da classe dirigente questa, io la trovo ridicola. Bene, direi che per oggi è tutto. Viva Juncker, che ha finalmente capito quello che noi, anzi, forse ha bevuto troppo ieri sera. Si può dire questo di Juncker, perché ormai, insomma, mi sembra che sia assodato. Ma uno che dice che l'austerity è stato un errore dopo che ci ha fatto due palle così, la trovo una cosa straordinaria. Sul mio sito, nicolaporro.it, la Brexit è il punto di vista, diciamo, un po' eterodosso, che come sempre noi cerchiamo di dare. Ciao!